Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Il video della reazione che state per vedere è della reazione dei miei amici, due, essenzialmente Otto e Yaki. È stato girato precedentemente alla notte che avete visto poi fuori in Liguria. Vi linko qua sotto in descrizione se non avete visto il video della mia prima notte fuori col mezzo. E poi dopo ho girato un attimino un po' di aggiornamenti per quanto riguarda l'attrezzatura della camperizzazione. Quindi se non capite a che livello temporale siete prima della notte fuori passata in Liguria. Volevo dire un'altra cosa, che ovviamente in questi 2 o 3 giorni ci siamo svegliati con una brutta sveglia, ma non noi più che altro, ma il popolo ucraino e quello che sta succedendo. A me di solito queste cose qua sapete molto che sconvolgono, e in tempo di pandemia, ancora adesso, ma quando è scoppiata, sono stato in silenzio totale. Però vi devo dire che ho voglia di aggiornarvi, di continuare a postare le cose, di non fermarmi finché è possibile, e per quanto è possibile, dato che io non sono un opinionista e non devo dare opinioni su quello che penso, ma penso che la guerra non vada bene in nessun caso, quindi questo è scontato per chi mi conosce. Posso solo fare una cosa in questo momento, finché è possibile, regalarvi quel briciolo di quei 10, 15, 20 minuti di leggerezza con i miei contenuti. Sperando che vi possano sempre piacere, cerco di mantenere una certa costanza in modo da non uscire di testa un'altra volta, come ben sapete, e in modo da stare sempre più a stretto contatto con voi. Molto presto prenderò anche un aereo per un'avventura un po' pazzerella che poi vedrete. Ormai è già tutto organizzato, quindi non potevo neanche mettermi a dir di no sì per quanto riguarda la situazione attuale. È una mega avventura, la vedrete, vi porterò con me ovviamente, ma quello che è successo in questi giorni mi ha portato i preparativi a essere diciamo un po' più amari. Dal lato posso ricominciare a viaggiare, e anche personalmente dopo tutto quello che ho passato, e dall'altra c'è questa nuova situazione attuale nel mondo che ha sconcertato ovviamente tutti quanti. Però spero di regalarvi veramente qualche sorriso in più, qualche leggerezza, e guardate quello che faccio io di solito, specialmente dopo il periodo che abbiamo passato, cerchiamo di capire che la nostra libertà è importante. Vi ringrazio, buona visione. È un mix di quello che pensavo di non farvi vedere. Alla fine ho filmato e ho detto perché non fargli vedere le cose che ho passato in questi giorni. Allora, ho preso all'Unieuro al volo un provvisorio, un caricabatterie così, della Cellular Line, che comunque mi sono sempre trovato bene, quella con l'accendisigari, perché ho gli accendisigari per il momento, poi farò una stazione base, e poi mi sono preso un portatelefono da attaccare eventualmente al vetro, poi ho preso questa cosa qua, che non è neanche quasi il prezzo, perché talmente vecchio che è rimasto lì, ma è una mega ventosa con l'attacco sia per la macchina Sony, che comunque è un po' pesante, che per un eventuale GoPro da attaccare lì in modo che accendo, guido, e ha una super mega ventosa, mi è piaciuta, infatti costa 35 euro questa roba qua. Va bene, l'attacco e vediamo, anche perché non ho più batteria qua. Sto già bestemmiando con queste cose. Allora, fammi provare. Per niente, quindi non ti ho comprato per niente. Funzione di qua, togliamo accendisigari di qua. Ok, questo l'ho attaccato, speriamo bene. Ho preso uno dei migliori, dei più cari come sempre, e ho poi attaccato all'accendisigari provvisorio adesso questo, così almeno c'ho tutto. Questo, prima di scartarlo, cerco di capire dove posso usarlo. Mamma mia, quanta cartaccia inutile. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Quello fisso aveva addirittura dei baffi d'acciaio esterni, e quello mobile invece aveva... Allora, sta per arrivare 8, che l'ho fatto un po' faticare perché mi sono praticamente... Minchia i fari, devo ricordarmi di spegnere i fari perché sta roba qua è del 2000. Io mi sono fermato al... perché voglio fargli vedere il mezzo, però mi sono fermato al cimitero di Chiaravalle, una cosa di questo genere, proprio perché lì dietro, se guardate, lì...
c'è l'area B che inizia. E questo bestione qua, essendo euro 2, euro 3 massimo, non credo che io possa entrare lì dentro. Quindi per non rischiare, per il momento mi sono fermato qua, che c'è un bel parcheggio bianco. Poi magari salgo con 8. Mo vediamo. 8 sotto un tetto, fai in fretta. Bene. Dopo 25 anni che non ci vediamo, dopo un Covid, ah, non siamo visti, vero? Ciao Matti, che com'è? Stile, cazzo è enorme. Hai visto? Ma è giga giga. Mamma mia che figo, sì. Cazzo, ma adesso è zozzo perché sei andato un po' è fuori bella, strada, sì. Però è... Ma poi Land Cruiser è il meglio. Il meglio. Puoi portarti a casa. Come anche strada. Prezzo alla fine. Sei visto nei paesi arabi, eccetera. I pezzi di ricambio sono trovabili ovunque. Sì, ma figurati, cioè mezzo mondo usa sta macchina per fare fuori strada. Guarda, ci vesti. Come fai a dormire questa roba? No, perché non sapevo cosa mettere. Ci sto facendo i lavori, vedi che ho staccato anche tutto. Ho staccato tutto. Era ma così sotto. Ma spiegami il piano, cioè, cosa devi fare? Ti faccio vedere i disegni. Ma è grande. Il letto viene 1,90 come lunghezza. Ah, 1,90? Che stile, cazzo, mi piace proprio un botto. Figo, me la l'unica... fai provare? Sì, sì, aspetta, l'accensione è la cosa più bella. Riesci a farci veramente tutto questa forma qua, perché è proprio regolare. Qua c'erano tutti i sedili attaccati. Sì. Che in effetti non ti servono, no. Tanto l'ospite lo porti lì nel caso. E praticamente il rialzo viene su così. Guarda che bello solido anche qua il sì. Reggiportellone. Di che anno è sta qua? 2000? 2000. A 2000? Sì, blocchi così. E sopra non pensavo di mettere tende roba, cioè sopra non è solo carico. Potrei farlo a soffietto, ma in futuro che costa un po'. Ma poi ti rovina l'aerodinamica, no, cioè. Ma spiegami l'attrezzatura versione, cioè c'ha le ridotte, cioè versione sì, sì. Fuori strada, diciamo. Ragazzi. Ah! Beh, allora, oh, ma c'ha il tettino trasparente. Io non ho guardato il video della Jeep. No, vai, tanto le vedi qua. Meglio. Maribba. Così la reaction. Ma che strafigata. C'hai il tettino. Adesso io questo qua lo farò apribile, così quando devo guardare i leoni. Sono un amante del tetto scoperto. Sarà macchina di 8 comunque. Vai, accendi. Accendo? Accendi. Non so più come si guida con le macchine manuali. Allora, quello è in folle, no? È in folle, sì. Vado? Credo sia in folle. Io c'ho il freno di... Aiuto. È un trattore, è un trattore. Quelle di fianco sono le ridotte. Siamo di spremuta. Spero che non sia la tua urina, perché magari lo usi come. Però potrebbe capitare. Potrebbe... Sì, cioè, praticamente vedi che hai il disegnino sopra. Se sì, tu ma la non tocchi, si vede perché avanti, trema troppo. Se tu la tocchi e vai avanti, sopra e retro. Ok, e questo come deve stare in relazione alle ridotte? Cioè, qui dove... in folle. Ah, in folle, questo in folle e poi le ridotte sono un cambio completamente separato. Che te lo segna poi a. Che figo! Ma quello c'è poi di dice... Ti prego, portami a fare qualcosa di fuori sì, statistico. Sì, appena attrezziamo qualcosa. Io vado fuori di testa. Il display è tantissima roba. La cosa che più figa secondo me è il display. Mamma mia, ci faccio subito temperatura in chilometro. Che figo. Ma poi è digitale, zio. Barometro. Ma che figata. Ma c'ha... Ma io vado fuori di testa con queste robe. C'è anche la velocità media. Ma per gli anni era una roba fuori dal mondo no, questa. Faccio un giro. Vai. Vai. Aspetta, non posso. Semplicemente la retro? Semplicemente la retro. Ok. Madonna, mi sento di a scuola guida. Ok, ci sei. Sembra un po' pesante, ma... No, no, se la cava. Pam! Contro un leone. Non ho proprio l'outfit Invece da... sì, invece hai proprio safari. Il cazzo di outfit da... Da safari, dici? Sì, sì, minchia, sei fichissimo. Ok, stacca ancora abbastanza bene la frizione in realtà. Sì, sì. 3000 stile. Turbo diesel, 4 Zio, cilindri, 160 stile. Cavalli. Ma quanto ti diverti con sta roba? Ovviamente consumerà come un assassino. Sì, io vado giù di là, scherzo. Quello. Ma lui ha il 4x4 permanente? Permanente, sì. Permanente. Che sbabba. Fantastica, zio. Fantastica. Ah, poi quando ci prendi la mano se n'è andata, Senza cinture, tanto siamo nel parcheggio del cimitero, sì. Peggio di così non la può andare. La cosa figa è che non suonavano ancora le cinture. Senti questo, senti sì. Il servosterzo, sì. Non è banale come roba. Veramente inserito. Senti come coppia, mamma mia! Matti, mi piace, hai fatto un acquisto dell'anno proprio, bravo. Comunque ti sei sbattuto perché non la trovi facilmente un mezzo... Occhio, frena mano. Ma l'ho messo! Meglio. Vabbè, tanto usciamo. Ma l'ho messo! E tira su bene. È al massimo. È pesa, eh? Cacchio, Matti, mamma mia, già me la sogno un po' il fuoristrada. Cioè, forse non ho mai percorso il mio sogno vero. Cioè, quello di fare quello che stai per fare tu, proprio con una vettura così. Beh, ma io 8 abbiamo fatto, se ben vi ricordate, sia sul mio canale che sul suo, abbiamo fatto l'avventura in Tesla e effettivamente un paio di sogni ce li siamo già fatti. Tutto automatico, ecco. La cosa figa che le cazzatine che mi piacciono sono invece quando apri qua.
c'è scritto diesel in giapponese. No, vado fuori di testa anch'io per queste cose. Bellissimo, bellissimo. Ma beh, giustamente anche. Sì, minchia, era orgoglio giapponese. Fatti questo. Fare una storiella allora su questa cosa. La sicurezza di una tua. Matti, io non posso competere, ma almeno possiamo goderci questo meraviglioso sole, no? Ciao piccola Toyota. Fiasca. Salve. Tutto a posto? Andiamo in arrivare. Va bene, deciso. Wow, guarda che mezzo. Hai visto? Guarda qua. Con hai questo visto? Facciamo il giro del mondo a piedi. A piedi. A piedi. Mamma mia, Mattia. Guarda che interfacce. Hai visto? Signor D'Alessio, mi accende la macchina. Wow, che quale onore. Aspetta che è entrato il blocco sterzo. Lo disisterzi. Wow. Alla mudenza. Mattia, è stato un piacere. Grazie. Ci vediamo dall'altra parte del mondo. Minchia. È una promessa? Ma non ci vediamo prima, dai. Ah, va bene, va bene. Sono venuto a portare un po' di roba. Intanto ho preso così a caso su Amazon. Io vi linko tutto, poi vi faccio vedere passo dopo passo. Ah. Dai, zii! È vero che costa poco, però perché devono essere sempre antipatici? Attioni, il sole purtroppo c'è e meno male che c'è, non posso farci niente. Questo è l'aggancio per il gas e dovrebbe essere il connettore, quello che ho anche sempre usato io per le bombole classiche da camping. L'ho comprato così perché so che queste robe qua le trovo in tutto il mondo, a differenza di quelli che ho visto anche vendere con la bomboletta. Adesso questo che vengo fuori, ok, quindi dovrebbero rimanere più o meno. Così, così. E tu ci spadelli sopra così. Sì, è un po' asciue. Allora, in teoria questo, se ben vi ricordate nei video precedenti, avevo detto allora che questo qua praticamente dove c'è il portellone. Il portellone Land Cruiser, io apro, laggiù ci sono i sedili davanti dell'abitacolo. Siamo in campagna e c'è roba che passa. Quindi questa è la parte dove apro il portellone posteriore, qua è dove teoricamente sopra dormirò, qua verranno dei cassettoni con dentro tutta l'attrezzatura, bla bla bla. Qui ci sarà la tanica dell'acqua che adesso ve la metto nel cassettone e qui farò la zona cucina che uscirà ovviamente dal cassettone sotto, magari inizia a rendere l'idea. Uscirà così, puff, noi la facciamo uscire e sarà in questo modo qua. Questa qua un attimino. Vi faccio vedere. Quanta polvere di legno, però vi faccio vedere il serbatoio. In teoria il serbatoio è questa stafilata qua che rimarrebbe qua. Qua davanti, poi mettiamo anche il bocchettone che abbiamo preso, ci installiamo questo che è praticamente il doccino per farmi la doccia, cosa che per una volta non puzzare non sarebbe neanche male con i suoi lavandini. Questa è l'idea di mio padre, l'ha già preso mio padre. Riesco a chiuderlo, è molto pratico, devo dire, sto già sfigandoci. Ok, vi faccio vedere un'altra cosa. Intanto vi faccio vedere, molto semplice, questo fornellino qua, quello appunto, per farvi capire, è un 64 litri, abbastanza grosso direi, come serbatoio. Faremo ovviamente delle botole che si possono poi aprire e chiudere da dentro, così che io possa controllare le cose poi all'interno dell'abitacolo. E qua verrà appunto fuori tutto il cassettone, lo divideremo in due cassettoni, adesso vediamo, poi vi faccio vedere. E poi abbiamo preso il cinebasto. Aspetta un attimo.
Ve lo metto qua sotto in descrizione, sempre su Amazon, della Vavor. Quindi ho visto che è quello che va per la maggiore. Per quelli che vivessero su un altro pianeta e io vivevo su un altro pianeta, questi qua sono per il riscaldamento del mezzo. Riscaldamento per viverci, intendiamoci. La cosa che mi ha spiazzato è che noi abbiamo preso il cinemasto proprio per farlo rimanere ai piedi del sedile. Poi vedremo se installarlo fuori dall'abitacolo, dentro l'abitacolo. Ovviamente scrivete sotto nei commenti tutte le proposte, le cose che avete. Ah figo, questo cos'è? Il telecomandino? Ah, questo qua è il display, certo, che viene per controllare temperature e quant'altro. Molto carino, io non pensavo neanche esistessero queste cose qua da poter installare sulle auto. Ovviamente qui c'è tutta la sua componentistica che io da ignorante non conosco e non conoscevo. La Vavor, per farvi capire, fa i Webasto. So che si dice Webasto perché la Webasto era un'azienda tedesca che produceva proprio questo, ha preso il nome da quello, credo, se non sbaglio. Quindi Webasto la pronuncia. Io dicevo all'inglese Webasto perché la W è un po' come una U. All'inizio stavo per prendere questo, poi non ci sapevo che non ci stava e abbiamo deciso di prendere quello. Qua ci sono tutte le componentistiche, cavi, tubi, e le vedremo poi nell'installazione. Quello che mi ha stupito è la tanica, cioè dove la ficchiamo sta tanica qua? Enorme, oltretutto non riesce a capire quant'è poi il consumo effettivo, giusto? Boh. Ovviamente faremo mettere le mani anche da chi sa metterle, cioè se non sappiamo metterci le mani non le mettiamo, ecco. Quindi per capirci credo che stia iniziando a prendere forma, però vi dà l'idea di quello che ci sarà poi sotto il mio culo. Mio padre tra l'altro ha già anche fatto la bottolina dove c'è poi il controllo per il carburante da dietro, se non sbaglio. Oggi proprio è una giornata no, però vabbè, rimetto tutto a posto perché altrimenti poi il vecchio si incazza. Oltretutto sono tornato anche per riprendermi le scarpe perché le avevo dimenticate qua. Appena lavato la bestia, che tra l'altro non ve lo dico ancora qua, ma ho trovato il nome, ma ve lo dico poi. È un nome un po' particolare, italiano, ma che per me significa molto. Poi, vabbè, ditemi nei commenti secondo voi cosa potrei aver scelto. Italiano il nome. In ogni caso, pulito, è sempre un bel vedere. Ho visto che non potevo, volevo fare la chiusura del video dentro l'autolavaggio, ma ho visto che non potevo farla perché le regole non lo permettevano. C'è scritto non stare dentro la macchina mentre la macchina viene lavata, quindi niente. Va bene ragazzi, questo è un video un po' intermezzo, vi ho fatto vedere un po' di robe, vi ho fatto vedere la reazione dei miei amici e l'andamento degli acquisti per la camperizzazione. Probabilmente quando posterò il video avrò già preso un aereo per un posto molto particolare. Andrò a fare questa avventura assurda, pazzesca, anche se il momento attuale è di nuovo un casino assurdo, quindi le emozioni della prepartenza sono state un po' sconvolte da questa cosa qua che stiamo di nuovo vivendo. Nei commenti ricordatevi sempre di suggerire mille cose perché ci tengo molto. E dietro di me comunque c'è il cimitero, non so perché mi fermo sempre a un cimitero. Al prossimo video ragazzi, fate i bravi.